Imitazione di Cristo, libro terzo, capitolo trentunesimo, seconda parte. Abbandonare ogni creatura per poter trovare Dio. In verità ogni cosa che non sia Dio è un nulla e come un nulla va considerata. Ben differenti sono la virtù della sapienza, propria dell'uomo illuminato e devoto, e la scienza, propria dell'erudito e dotto uomo di studio. Giacché la sapienza che emana da Dio e fluisce dall'alto in noi è di gran lunga più sublime di quella che faticosamente si acquista con il nostro intelletto. Troviamo non poche persone che desiderano la contemplazione, ma poi non si preoccupano di mettere in pratica ciò che si richiede per la contemplazione stessa. E il grande ostacolo consiste in questo, che ci si accontenta degli indizi esterni e di ciò che cade sotto i sensi, possedendo ben poco della perfetta mortificazione. Non so come sia, da quale spirito siamo mossi, a quale meta tendiamo, noi che sembriamo aver fama di spirituali? Ci diamo tanta pena e ci preoccupiamo tanto di queste cose che passano e non hanno valore alcuno. Mentre a stento riusciamo, qualche rara volta, a pensare al nostro essere interiore, in totale raccoglimento. Un raccoglimento breve, purtroppo, dopo del quale ben presto ci buttiamo le cose esteriori, senza più sottoporre il nostro agire a un vaglio severo.